è indimenticabile da quel punto di vista, e poi in seguito come grande amico, come persona per bene, e quindi è proprio un grande dispiacere, un grandissimo dispiacere. Fa parte delle leggende del calcio, di quei personaggi che hanno generato tante emozioni in tutti gli interisti e non solo, per cui il ricordo non può che essere un ricordo piacevole, legato al dolore per la perdita, ma che ancora una volta è la prova che un calciatore può, col suo insegnamento, valorizzare tante situazioni della vita che servono ad esempio per i nostri giovani e per tutti coloro i quali sono appassionati di questo bellissimo sport. Prima è una grande persona perché era sempre disponibile con tutti, non sembrava uno sorridente, ma nel gruppo lo era, e poi in campo secondo me era unico, fantastico. Già avanti nei tempi faceva correre la palla come pochi. Di gol ne ha fatti talmente tanti di belli che sono le sue punizioni, io quando me le ricordo, ma mi ricordo, ti ripeto, guarda, calcisticamente è stato un grandissimo. Da quando l'ho conosciuto, lui e Giacinto sono due persone che mi rimangono nel cuore. Allora, ricordo e che è stato un campione fantastico, questo più lo si dice più non si riesce lo stesso ad avvicinarsi a quello che è stato, l'emozione che ha regalato e la grande fortuna di chi viveva ed era abbastanza grande in quel periodo per poterselo godere, e quindi è indimenticabile da quel punto di vista, e poi in seguito come grande amico, come persona per bene, e quindi è proprio un grande dispiacere, un grandissimo dispiacere. Abbiamo lavorato insieme a Napoli, poi all'Inter, e direi che poteva avere solo un piede, speriamo che come va in cielo lo fanno palleggiare anche col destro. Ma io un sinistro così l'ho visto dopo lui a Maradona. È stato un grande calciatore, un grande amico, perché io giocavo nel Napoli, lui faceva l'allenatore della primavera del Napoli, con la moglie Enrique, eravamo spesso insieme, quindi giocavamo a tennis, ci vedevamo in vacanza, quindi è un giorno triste. Il mio migliore amico, abbiamo condiviso compleanni, vacanze, poi sono andato a giocare a Napoli, lui allenava la primavera del Napoli, insomma una storia infinita. Fratello. Fratello di più. Se ti posso raccontare un aneddoto, il 50° compleanno di Pelé che fece a Milano, tutti i ricordi, a San Siro, io stavo parlando proprio con Pelé, Pelé vide arrivare Mario da lontano e mi disse: Mauro, il professore. Beh, arrivò Mario, quando glielo disse diventò tutto rosso, Pelé mi dice: il professore, puoi immaginare.